Eccoci, pronti per cominciare, ma io non vedo l'ora di finire per poter gustare la magnifica ricetta che oggi il nostro Renato Bosco ci presenterà qui a Pan per Focaccia, vero? Ciao, Renato? Valeria, sì, certo. Faremo un pane cioccolato, un panino cioccolato molto goloso. Iniziamo a leggere gli ingredienti grazie alla nostra grafica. Per l'impasto, un chilo di farina petra 5, 300 g di acqua, 200 g di latte, 100 g di burro, 50 g di farina di grano tenero germinato tipo 1, Brick 1330, 100 g di zucchero semolato, 250 g di cioccolato in gocce, 20 g di sale, 500 g di pasta di riporto, 10 g di lievito compresso ed infine per la farcitura un 40 g di crema di ricotta profumata all'arancia. Passami pure la farina e i brick. Ok. Oggi utilizziamo petra 5. Mettiamo il nostro brick, acqua. Tutta, vai sul sicuro stavolta. Vado sul sicuro. Latte. E la mia pasta di riporto. E li utilizzo come lievito. Ok? Che si tratti di un impasto con il latte, senza latte, col burro, non senza... Importa. Non importa. A noi importa la quantità di lievito presente, il fatto che... Eccolo qua già. Grazie. Giusto? Sì, in questo caso è il concetto, io recupero quello che mi è rimasto. Cioè io ho fatto le mie girelle, ho fatto dei panini, ho fatto il pane. Mi è rimasto un pezzettino. Ah, invece di buttarlo via, non sai cosa fare, prendi, aggiungi del cioccolato, del burro e come vedrai dello zucchero e recupero anche, diciamo, questo. Ecco, il cioccolato, voi lo vedete lì, una buona prassi è metterlo in freezer. Quando io lo inserisco nel mio impasto, non colora l'impasto, ma rimane anche integro all'interno. Rimane okay. Integro. E diventano tutte quelle goccioline che sono fantastiche. Se vuoi puoi iniziare intanto a emulsionare un po' la ricotta, poi mettere la pasta d'arancio, aggiungi prima lo zucchero a velo. Anche qui dobbiamo formare prima il glutine, poi aggiungiamo il nostro zucchero, burro e sale assieme. Continuo a incorporare i miei ingredienti. Il burro deve essere, di solito si dice a pomata, morbido. Morbido. Poco alla volta? Un po' alla volta, sempre i grassi un po' alla volta. Ho quasi terminato il burro. Vado con il sale, adesso controllo il mio impasto. Renato sta usando una planetaria, ma assolutamente ecco, a mano vedere. Si poteva... Sì, quando vediamo che il nostro impasto è legato così, vedete, diventa bello... Molto elastico. Elastico e lucido. Lucido, sì. È pronto. Sì, diciamo che adesso possiamo inserire il nostro cioccolato. Ah. Piano piano che quello. Se invece fosse un po' più duro, basta aggiungere un po' di, sì, là, di acqua. Di acqua, sì. Al contrario di aggiungere farina, non si fa mai. Ecco, questa operazione dura pochissimo, vero? Il tempo di incorporare è proprio... Appunto per non scaldarli troppo. Benissimo. Come vedi, nonostante... Si stacca dal gancio meravigliosamente. Guarda. Che bello, una colata di cioccolata. Hai visto? Nonostante tutta l'attenzione un po' ha colorato, però voglio sì, dire... Sì, certo. Vedi? Ultime operazioni. Scusa Renato, così. Prego. Lavori meglio. E anche questo va lasciato riposare. Sempre. Per circa 20 minuti e poi faremo i nostri paninetti. Il riposo è importantissimo. D'accordo. Okay. Allora, ha riposato il nostro impasto una ventina di minuti? Come vedi si è rilassato, si è un po' anche adagiato sul nostro tagliere e adesso possiamo porzionarlo. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro impasto. E qui mi serve una mano da parte tua, vedi che seconda meravigliosamente. E facciamo delle piccole porzioni. Allora, abbiamo porzionato. Cerco di tenere la parte... Anch'io lo faccio. Sì, la parte liscia sopra. È caldissimo. E lavorando sul tagliere. In questo caso è determinante la pesatura. Mm-mm, per una cottura... Bilancia, sì, per la cottura, ma... Bilancia. La bilancia qui è importantissima. Tutti dello stesso peso. Tutti dello stesso peso. Ok, quindi li chiudiamo sotto, no? Giusto? Esatto. Chiudiamo. E io li faccio ruotare sulla mia mano. Io la faccio uguale. Ho fatto così, faccio. No, devi farlo così. Ok? Facciamo gli ultimi due, tre, i due tre panini. Anzi, li metto direttamente nella mia teglia di lievitare. Carta forno? Sì, carta forno. Li mettiamo, come vedi, li prendo e li giro ancora un attimino. Scusate questa velocità, ma facendoli spesso
sì, sei veloce. Vabbè, a casa abbiamo un po' più di tempo magari. Carino. Se la forma rotonda non ti piace, puoi prendere un pezzo e fare a forma di panino. Una baghettina facciamo. Vai. Eccoci qua, utilizziamo il nostro forno, lampadina accesa, ci sono circa 30 gradi all'interno. 4 ore? 4 ore, tiriamo fuori il nostro prodotto, preriscaldiamo il nostro forno a 160-170 gradi. 160-170 in base sempre al vostro forno. Qui è importante. Quanto tempo? Circa 15 minuti il prodotto deve essere pronto. E il risultato finale è? Sì, cottura. Ecco qui i nostri panini terminati. Visto che abbiamo anche preparato la nostra ricotta. La crema, è vero. Tu la puoi mettere qui, li possiamo anche servire, 3 paninetti. Prendiamo un pezzetto di panino, mettiamo nella nostra crema. E ci divertiamo. Oh, buon appetito, scusate ma devo mangiare i panini. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao.